Siamo qui con Giorgio Griffi. Una domanda, partiamo dal titolo della mostra. Sì. La danza dei neuroni. Mm. Come questo titolo si collega con le opere che sono in mostra stasera? Dunque si collega con l'opera laggiù in fondo, che quella si chiama Danza dei neuroni. Le ho dato quel titolo perché sono passati circa 100 anni dalla danza di Matisse. E la danza di Matisse era una danza nel mondo di Einstein, quindi è una danza in cui sono ancora le figure, mentre la danza del nostro tempo è una danza nel mondo della meccanica quantistica, e quindi per noi è la danza dei neuroni, cioè quello che accade, certo, nel nostro quindi cervello. Quindi c'è una certa negazione dell'immagine, secondo te? Ma io direi che non c'è negazione dell'immagine, perché la pittura è sempre immagine, ogni segno è immagine. Le immagini però si modificano, cambiano. C'è soltanto quello che è sempre stato in pittura, un cambiamento. Tintoretto è venuto dopo Piero della Francesca, e così andiamo a Picasso, e Matisse sono venuti, e così di seguito. Non c'è una lotta. Noi in Italia abbiamo sofferto la polemica fra astratto e figurativo, che ha distolto l'attenzione da quello che stava effettivamente accadendo, e tra l'altro è stato pagato carissimo da una grossa quantità di artisti molto bravi di quella generazione. Perché? Perché ci si è perduti dietro a questa cosa. Non c'è nessuna perdita dell'immagine, ci sono le modifiche che sono normali col divenire del mondo, così come cambia la conoscenza. Cioè, cosa è cambiato da quando lei ha iniziato, diciamo, negli anni 60 ad oggi? Beh, devo dire, se guardate un libro di divulgazione sulla fisica, vedete cosa è cambiato tutto, si sono fatti in 15-20 anni tanti passi che uno scienziato potrebbe dire, e a me è stato detto da uno scienziato, abbiamo il dubbio che si stia facendo un percorso rispetto al quale il percorso da Talete fino a oggi è nulla rispetto a quello che era da fare e alla quantità di ignoto che stiamo svelando. E quindi voglio dire, il cambiamento è stato enorme. La mia generazione ha avuto la fortuna di vivere questo cambiamento. Ultima domanda, il legame tra arte e scienza, come lo possiamo spiegare? Non lo possiamo spiegare, intanto... Se c'è un legame? No, c'è un legame sempre fra l'arte e le conoscenze del suo tempo, col fatto che poi l'arte va oltre le conoscenze del suo tempo. Appunto, prima dicevamo, Piero della Francesca è una rappresentazione del mondo tolemaico. Oggi siamo nel mondo, certamente non più tolemaico, ma Piero della Francesca continua a parlarci in un modo totale e forse ancora superiore a quello di un tempo. Non si può fare delle teorie fatte senza, c'è semplicemente il fatto che la scienza ha un rapporto con l'arte, ha un rapporto con le conoscenze del suo tempo. Ma l'artista non è uno scienziato e non può essere, perché laddove la scienza usa il metodo deduttivo, l'artista usa semmai un metodo induttivo. E questo semplificando, rendendo molto banale il discorso. Si può dire questo, quando col positivismo la scienza si è illusa di poter cancellare l'ignoto, perché per il positivista l'ignoto era soltanto quello che non era ancora conosciuto. L'arte se n'è andata per conto suo con il romanticismo, ha scelto un'altra strada. Oggi che la scienza ha ritrovato il percorso con l'ignoto, le strade sono di nuovo vicine, non per nulla questo mio ciclo di lavoro si fonda sul numero auro, cioè sulla carne auro fissata dal primo, perché è un numero
che non finirà mai, e nello stesso tempo, siccome si è fatto di decimali un numero che non crescerà mai, andrà sempre nel più piccolo, quindi in realtà fa quello che ha fatto Orfeo, che è il mito di Orfeo, che entra nell'Ade, cioè che entra nell'ignoto. E questa è un'altra rappresentazione del mito di Orfeo. E questo viene a essere oggi, che la scienza si ripropone in rapporto con l'ignoto, a essere un ponte molto preciso fra il nostro contemporaneo e il passato. Grazie.